Veramente un grande Livorno. Al di là del risultato, che è importantissimo, soprattutto in questa fase e in questa classifica, e soprattutto in base anche alla partita a livello di avversario, no? Che non è uno scontro diretto, diciamo, per la lotta alla salvezza, almeno data la classifica attuale. Veramente un grande Livorno. In realtà, piccola parentesi, lo è già da qualche partita Livorno, perché ha messo in difficoltà Palermo, secondo me, ma soprattutto Verona la settimana precedente. E vabbè, poi purtroppo il risultato a livello di punti non è venuto fuori, perché meritavamo la vittoria, soprattutto l'altra settimana. E ancora un'altra parentesi, dentro la parentesi, in realtà io, anche se non porto i video, il Livorno in qualche modo riesco a seguirlo. Il problema è che alcune partite che poi sono riuscito a vedere, grazie alla replay di DAZN, perché soprattutto per chi mi conosce sa che lavoro, e quindi soprattutto i weekend, quindi mi tocca vedere le replay se voglio vedere le partite di Livorno, non ho portato i video commenti per il semplice fatto che sarebbero usciti nemmeno il martedì, che è già tardi, ma addirittura forse il mercoledì, quindi se mi diventa abbastanza una cosa superflua carica video con tanta distanza. E invece adesso, oggi 26 dicembre, che riesco a vedere, diciamo, in maniera diciamo live, ecco, perché l'ho vista poi alle 3 la partita, e ho tempo libero dopo, riaccomi a portare video dopo quasi 2 mesi, perché se non sbaglio l'ultimo video l'ho portato contro la Salernitana, mi pare lo carica il 1 novembre, mi è rimasto impresso perché era proprio il 1 novembre, quindi pensate un po' voi. Comunque eccoci qua, parliamo della partita. Dicevo, appunto, un grande Livorno. Grande Livorno al di là del risultato, che vi dia la verità, importantissimo, come ho detto prima. E secondo me, se Livorno alla fine riusciva a fare anche un altro gol come minimo, quindi a fine partita 5-1 non aveva rubato niente, perché nel giro di 15 minuti iniziali Livorno poteva fare 4 gol, fra pali, traversi, miraoli, tra virgolette, che poi sono state nella storia parate molto più difficili, però grandi parate, quantomeno, di portare avversario. Livorno poteva fare 4 gol in 15 minuti, più poi tutte le cose dopo. Un grande Livorno, peccato per il gol subito, perché c'è stato momenti, ma veramente pochissimi minuti in tutta la partita, di un po' di distrazione, no? A livello di difensivo, no? Della difesa, difensiva da parte di Livorno, ma lasciando averlo, grandissimo Livorno, soprattutto in base a quanto ha fatto vedere da inizio anno ora, in questa fase in cui non ho fatto i video. È stato un cambiamento drastico, dovuto secondo me principalmente dal cambio di panchina di allenatore. Io non mi ricordo se lo dissi già negli ultimi video. Mi dispiace, perché ok, Lucarelli è stato buonissimo, se non ottimo giocatore per Livorno, soprattutto per la storia di Livorno negli ultimi anni. Però questo non vuol dire che poi uno possa essere, per Lucarelli come esempio, anche magari altrettanto bravo a fare allenatore. E con tutto rispetto, ad ora, secondo me Lucarelli deve fare altra e tanta altra gavetta, soprattutto per poter allenare squadre in queste categorie qua, perché anche se non sei in Serie A rimane comunque Serie B, che è la seconda categoria più importante a livello calcista italiano, quindi nel senso ha la sua importanza. E appunto, secondo me questo servì delle prestazioni, si è visto principalmente grazie, sì, vero, alla mentalità dei giocatori, ma soprattutto, a parer mio, dal cambio di panchina con Breda, che comunque è un allenatore che secondo me per la Serie B è valido, e sono contento che ad ora stia allenando Livorno, e sono contento anche per quello che sta facendo, a parte chi è che non è contento, soprattutto dopo l'inizio della squadra. E vi dirò di più, mi fa girare anche un po' le palle questa Serie B, che allora vuol dire che i giocatori, come già dissi, anche se a volte ho dubitato, però lo dissi, la valità non dio per fare un campionato da Serie A, cioè per lottare dalla Serie A, ci mancherebbe, e tanto meno, anzi tanto più non montiamoci la testa adesso, perché è vero che si viene da una sfilza di partita, anzi sfilza, da qualche partita buona, soprattutto poi da risultati utili, però non bisogna montarsi la testa, perché poi sarà dopo la prossima, che è importantissima, contro il Padova domenica, non ve lo scordate, alle 6, non alle 3, alle 18, partita, un altro scontro, secondo me ancora più diretto rispetto a questo, contro il Padova. Poi c'è la sosta, se non sbaglio, quindi la sosta negli ultimi anni di Livorno è stata drastica, soprattutto se guarda l'anno scorso, che Livorno fece, sì, sto allungando le ossa, comunque lo di malo Dio, fece un grandissimo campionato e poi dopo la sosta cominciò a traballare, quindi non montiamoci la testa. Però ti fa vedere che la squadra, volendo a livello qualitativo, per poter galleggiare e lottare, ma in maniera seria, non proprio con l'unghia e con i denti, per poter rimanere in Serie B, vuol dire che la qualità c'era. E io lo dissi all'inizio, mi sembra strano, perché anche se rivoluziona la squadra, e anche se magari qualche giocatore può essere tra virgolette una scommessa, anche questa tra virgolette, per la categoria, secondo me, volendo, la validità c'è. E come ho detto prima, sta venendo fuori,
speriamo non sia un caso. A regola lo dio toccandomi, no, perché non è che ha fatto una barra di partita a caso così bene, è da qualche settimana barra qualche partita che sta iniziando a giochicchiare e da noi a chiunque, sia la prima della classe laggiù in casa loro. Copremmo, bimbi, ditevelo di pari, se me ne vogliono, non dico che meritava di vincere, è un ottimo risultato, è pareggio, ricordiamoci che Palermo è forte, se non era in quelle posizioni lì, è su, però anche lì qualcosa si ricriminasse, mi ricordo c'era, Miraolo, o comunque buona parata del portiere sui diamanti, non lo so come poteva andare a finire, noi se li vogliono vincere, non era così tanto un risultato strano, sì, strano per uno che magari non segue la categoria, non segue il Livorno, cioè, boh, l'ultima ha vinto la prima, però a livello di partita è stata una partita stragiocata a Livorno, così come quella del Verona, come ho detto prima, Livorno meritava di vincere. Basta, Vito Vesto, non so nemmeno se ho concluso il discorso perché poi mi sono un po' perso, però la partita, grande prestazione di Livorno, bimbi, 6 minuti a parlare di questa serie, e, però ci tenevo, era un po' mancavo. E appunto della partenza e per sé lo so che fa ridere perché probabilmente è durato più questo commento mio extra partita, anzi del periodo del buon periodo di Livorno per questa partita, della partita c'è da dire un po' perché è stata giocata sul mio a livello di ritmi alloggi e poi subito a stanchezza sia principalmente fisica anche della mentale, quindi magari uno tende a sbagliare un pochino con lo scorrere del tempo, però è stata più o meno giocata sugli stessi ritmi. A livello di gioco ha secondo me dominato il Livorno e lo dico veramente con tutto il realismo e l'obiettività possibile, ha veramente dominato Livorno, tranne, come ho detto prima, quei piccoli sprazzi che magari Livorno si è un pochino tra virgolette addormentato, ma era anche normale, in realtà ne venivi carpi, due risultati positivi di fila se non erro, giovi laggiù e poi va 3-1 è tanto, no, guardando anche i risultati, che so poi pure a discordarmi, è veramente tanto 4-1 fuori asa e soprattutto il Livorno che ad ora sei in basso, io non me l'aspettavo mai, vi dico la verità, aspetta, vi dico anche un'altra cosa, vi dico la verità, non pensavo di fare una partita del genere e soprattutto il risultato del genere che come ho detto prima poteva essere anche leggermente più ampio, anche se mi bastava bene così, mi bastava vincere, poteva vincere anche 1-0, ma l'ossa ganza secondo me e quindi dà ancora più valore secondo me a questa vittoria è che per un terzo Livorno ha fatto anche un pochino di turnover, forse un terzo no, ma un quarto sì, non ci viene nemmeno Alino, che Alino a vedere si è dimostrato pedina super fondamentale e nonostante questo ha già vinto 4-1 e potevi farsi minimo fare un altro se il portiere o anche la sfortuna delle traversie non c'era, pensa te, quindi una grandissima prestazione e ci metterà la firma se Livorno era sempre così. Perché, oh, lo dio, e non mi tocco nemmeno perché è una cosa vera. Se ti fanno gioco, sì, ti salvi, ma tranquillamente, perché puoi dare noi a chiunque. E quindi sono contento, e alla dimostrazione ci tengo a precisarlo perché poi non se ne è più parlato, diciamo, perché non sono mancato a livello di video aumenti. Come ho detto prima, del cambio allenatore, secondo me. Vedi che la validità c'è, basta trovare la giusta, tra virgolette, sintonia e concentrazione mentale. So che sono cose fanno semplici e fanno anche un po' ridere, ma la verità, la giusta voglia e soprattutto la giusta tattica, la giusta strategia. Che voi no, io non so se l'avete vista da quel punto di vista, beh, sì, un po' con gioco di parole, da questo punto di vista lì, a volte faceva i triangoli, tatà, roba da, lì, esagero, da tiki-taka, quando mancava 10 minuti, 5 minuti alla fine, quindi la stanchezza c'era. Cioè, veramente, Livorno, un ottimo Livorno, centrocampo è mostruoso, veramente. Io penso che se il centrocampo giocasse sempre così, cioè, non me ne frega niente della classifica attuale, non me ne frega niente, c'era, c'è uno dei centrocampi più forti e come perlomeno di validità della categoria, nonostante la classifica ora dica tutt'altro, anche se meno male stiamo un po' riprendendo e speriamo possa andare avanti. Veramente, chi gioca fa bene, ragazzi, mostruoso. Bruno gioca molto meglio quest'anno in Serie B che l'anno scorso in Serie C. Anche se non ci sono Luci e Valiani, volendo anche Diamante, anche se in realtà secondo me è più un trequartista attaccante, quindi va a parte l'attacco piuttosto che il centrocampo, non sa mostruosa. Peccato per l'età, però per il resto ora si incomincia a vedere la qualità e si capisce perché determinati giocatori hanno militato in categorie importanti. Poi, dal punto di vista difensivo, buono, perché sto facendo un commento alla partita, ma anche un commento al periodo. Tanti difensori si sono un po' ripresi dopo l'inizio, no?
Non dico in primis Tanelli perché su me non era quello che aveva iniziato in maniera peggiore nonostante tutto, ma su me Bogdan si sta, diciamo, facendo vedere ed è anche giusto. E su me le potenzialità ce l'aveva. E poi è buono perché è alto, quindi tu hai testa, dovrebbe essere tutta sua. Sta facendo vedere, scopre bene, Gasbarrio, impressionante. Anche se oggi non ha fatto, ve l'ha fatto Verona, però è impressionante. Questo io mi sono terzino esterno. Questo volando scatta i pari, nella verità. E meno male, se ce ne siamo accorti lo schiocca terzino, quantomeno, comunque esterno, meno male. E poi dal punto di vista d'attacco si è fatto un po' di... Non sono partito in ordine, però ci si arriva uguale. Rajčević, bimbi, io lo so che tanta gente, cioè adesso, anzi lo so, che tanta gente lo infama o quantomeno l'ha infamato, e è vero tuttora che sotto porta di non ti fa tutti gol. Ma questo invece soprattutto per la fisicità, per il fisico che ha, corre veramente la busi, ma tanto, 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 anche a fine partita. E anche se magari poi sotto porta, purtroppo per noi, sembra brutto da dire, però è quello che è, non è uno che come tira becca la porta sempre o quasi, anzi è l'opposto, però uno che ti fa tanto tanto gioco, ti fa tante sponde, ti fa tante torri, e cosa che mi dispiace, se ne è accorto anche Breda, cosa che in quelle prime partite non ti ha fatto. Invece Rajčević Verona sta entrando nel gioco, chiunque le si mette accanto, vedi anche oggi Murillo che c'è una sintonia spaventosa, poi magari poi a livello di finalizzazione è mancato, sono mancati tutti e due, lasciando il gol di Murillo, lasciando la velocità lì, però io sono contento di Rajčević, soprattutto perché la presa gratis e piano piano sta entrando nel gioco e comunque dà una grossa mano. Si impegna veramente tanto, non si apprezza. Anche quando io preferisco piuttosto, questa è una cosa extra, strano, perde, ma dall'anima fino in fondo, piuttosto che non devo vincere. Magari giochi così, cioè il risultato viene fuori. Ora no, ora sì, vi sto rimangiando per le dio perché ho pure di alzate, no, altri. O è logico che preferisco vincere così, però deve, addio, non ci fosse una classifica, faccio una partita così, no? Preferisco così. E quindi non so che Rajčević l'anno scorso di prima ho preso tantissimo. Comunque, mi sono perso e ho tirato tutto per le lunghe, sono 12 minuti che faccio il video. Vabbè, siamo avanti, quanto dura dura. E una buona partita. È un commento del cazzo questo, perché in realtà dovrebbe essere un commento superiore del Livorno, però lo schiocco come sempre sulla partita, perché non c'è da di altro, cioè hai dominato sotto tutti i punti di vista, peccato per quegli sprazzi per il gol preso, che secondo me non ti meritavi, perché oggettivamente, oh, mi dispiace per quelli del Carpi, però siete obiettivi e si è strameritato noi. Peccato per quella serie, ma per il resto non c'è da di niente a Livorno. Buono tutto. Buona la fase difensiva, buona il centrocampo, buona la costruzione, come ho detto mi è piaciuto, buono il palleggio, appunto, il possesso palla, non so se c'è stato un dominio anche lì, ma se no ce l'ha avuto sicuramente un po' più Livorno rispetto al Carpi. Buono, 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 veramente. Non so, non c'è di altro, anzi forse ho detto qualcosina. Che altro ce ne va a fare video, per dirci sono sempre, quando posso, commento sul periodo di Livorno, credo di una dovevi di altro, almeno mi viene in mente altro al momento. E niente, speriamo che un discorso di classifica e di partite importanti, come già detto prima, di fa così bene anche a Padova. E, beh, se ci si pensa, comunque poi chiudo, davvero, chissà quanti punti in più potevi fare, non tanto se partivi bene o sì, cioè anche, ma io proprio se magari riuscivo a finalizzare come fatto oggi, determinate occasioni che ha avuto in passato, specialmente la partita contro il Verona, che lì Madonna Santa di, boh, come si è dominato di, oh, porca miseria, però non ha fatto niente. Io credo che l'unica cosa pericolosa ha fatto è classe di Livorno, gli ultimi 5 minuti di Epati, a parte oggi, ma maggior parte delle partite è così, soprattutto quando magari il risultato è favorevole a te, che sia un pareggio, che sia una vittoria, la punizione sul finale che penso un metro a di tanto più basso, purtroppo, era gol. Meno male non è successo niente. Proprio però zero. Vabbè, bimbi, io ci sono. Auguri a tutti, anche se ormai è finito anche Santo Stefano. Però credo poi di riportare il video di voi in Oltre Padova. Speriamo di rivederci il sorriso e di finire l'anno, magari con la speranza, speranzosi. Anche se adesso, non sbaglio, io sto registrando il video, non so quando pubblicherò, spero fra pochissimo. Manca, cioè, le squadre dietro hanno da giocare
Però te ora non sei più ultimo lì, sei quarto ultimo. È una cavolata, però finisci oggi e fai il playout. Per come eri un mese fa, ti eri dato per spacciato. Tutti ci hanno andato per spacciato. Invece qui ci va. Si riesce oggi, si spera. Via. Detto questo, niente. Spero di darvi l'auguri per, diciamo, l'ultimo dell'anno, poi d'anno. E Befana volendo nel prossimo video. Spero. Male male, faccio curioso. Io spero perché la regola ce la dovrei fare a livello di tempistica. A vedere la partita e di conseguenza a portare il video. Non va solo niente. Sono il caso curioso. Via, dai, a parte gli scherzi. Bene, sì, dai, la speranza c'è. Via, ciao a tutti, ci sentiamo.